Io direi l'adattamento si definisce in area urbana come riqualificazione urbana, di fatto. Credo che questo sia uno degli altri, sviluppando anche l'elemento di resilienza, dicevo prima. Da questo punto di vista credo che ci siano esempi a livello europeo e internazionale assolutamente positivi, e ci sono anche, uso questo argomento per introdurre un altro punto che nel rapporto non appare, ma c'è stata l'utilizzazione di moltissimi strumenti innovativi, tra cui vi faccio presente ad esempio che l'osservazione da dati satellitari mediata con i dati ad esempio della piattaforma fissa, non solo c'è un dato che il sistema ISPRA usa in maniera pesante per la definizione del consumo di suolo e la qualificazione, oppure il problema delle pressioni nitrati e compagnia varia, ma serve ad esempio alla qualificazione delle coperture, certo, urbane, che è un altro elemento oltre ai beni culturali e altre cose. La cosa che sorprende in questo paese è che se voi guardate attività sull'abusivismo, in realtà hanno avuto un rallentamento forte negli ultimi anni, in realtà non sono state riprese, che è un argomento che a me interessa molto e che poi si riscontra invece in situazioni di emergenza in maniera quasi continua. Io continuo a riportare l'esempio che il Tribunale di Reggio Calabria è costruito dentro una delle principali fiumare di Reggio Calabria, al centro, e che una delle fiumare passa sopra una delle gallerie dell'autostrada, per non dire. Ma al di là di questi esempi, che sono più per l'emergenza se volete, ma sono un segno molto preciso, direi che, e quindi mi serve per introdurti, cioè il discorso è la conoscenza ci consente, la conoscenza da tutti i punti di vista ci consente poi costruire questo discorso dell'informazione, no, organizzata, e dall'altra parte però anche dalla descrizione fenomenologica. E alcune fenomenologie sono tipicamente sociali e culturali, che si intercettano e si mescolano e si interscambiano con invece con processi che sono processi altrettanto antropici oppure naturali. Allora io credo che il connubio, io voglio ringraziare tantissimo l'Istat, perché una parte significativa del rapporto, ma dalla vita quotidiana dei valutatori degli impatti, parte da avere dei dati sufficientemente precisi per definire delle pressioni. E credo che nel rapporto questa appaia in maniera molto chiara. Io credo che noi dobbiamo trovare a armonizzarci sempre di più, e dobbiamo, riconoscendoci i ruoli reciproci anche in termini nazionali ma anche in termini europei. Prima non l'ho tirato a caso, non ho tirato fuori i satelliti a caso, perché nell'ambito ad esempio di Copernicus c'è, certo, Lucas, che è un progetto finanziato sui fondi di Copernicus, ex GMES di Eurostat, proprio nella stessa direzione, per riuscire a matchare. E io considero i dati di tipo, diciamo, complessivo socio-economico, ambientale, territoriale, rappresentati da Istat in Italia, da Eurostat, una delle pacchetto di quelli che io chiamo dati in situ. Allora, l'accoppiamento tra il dato in situ e, diciamo, altri elementi che sono poi strumentali per la fenomenologia diventa un elemento cruciale per tutti, e per tutto e per il paese e per l'Europa stessa. Quindi prego, grazie. Alessandra. Grazie, allora, grazie molto per aver invitato Istat. Mi dispiace, purtroppo io sostituisco la dottoressa Sabatini, che era la persona che avrebbe fatto l'intervento, ha avuto un lutto personale, quindi sì, non è potuta essere presente. Comunque cercherò di dire alcune cose su le interessantissimi spunti che sono derivati dalla giornata di oggi, oltre che dall'interessantissimo rapporto. Come diceva il Presidente, noi siamo particolarmente contenti del fatto che di anno in anno la qualità e la quantità dei dati che noi cerchiamo di produrre per tutti, ma da voi vengono particolarmente valorizzati, e quindi certamente c'è uno sforzo continuo di incrementare la base informativa che noi rendiamo disponibile per il Paese, ma che poi appunto si deve tradurre in analisi che consentono, come dicevamo, ai decisori di prendere le decisioni più corrette. Se non c'è questo secondo passaggio, ovviamente non otteniamo. Diciamo che, ecco, rispetto proprio alle ultimissime sollecitazioni, parto dalla fine. È vero quel discorso dei siti internet, come lei diceva, a mio giudizio, però noi dobbiamo tenere presente una
componente fondamentale, che è la partecipazione diretta dei cittadini. Quindi questa, diciamo, grossa mole di dati che rendiamo disponibile, è vero che devono essere mediati, interpretati e analizzati, però certamente questo sforzo di trasparenza è il primo punto per cercare di metterci in contatto diretto con le persone che poi alla fine sono quelle che cambiano i comportamenti e che fanno sì che questo cambiamento dei comportamenti si traduca in variazioni anche di tutte quelle misure che noi analizziamo per valutare la qualità dell'ambiente, ma anche più in generale la qualità della vita complessiva in ambito urbano in particolare. Quindi questo. Un ulteriore dettaglio che mi viene di dire, purtroppo su questo non sono ottimista, sull'abusivismo. Purtroppo, ecco, di tanti fattori positivi che noi abbiamo constatato essere derivati direttamente da una contingenza di crisi economica perdurante, e che quindi anche questo non ci dovrebbe far ben pensare, nel senso che aver diminuito le emissioni, aver diminuito le produzioni di rifiuti, aver diminuito i consumi energetici in un contesto di questo tipo non toglie che tutti ci auguriamo di uscire da questa fase recessiva perdurante. Purtroppo l'abusivismo va nel senso inverso e ha impattato certamente la crisi sul complessivo numero di edificazioni nuove, ma purtroppo ha impattato molto di più su quelle autorizzate che su quelle illegali. Quindi ci sono alcune zone del paese in particolare dove l'abusivismo edilizio è esploso, e quindi nell'ultimo decennio, e quindi in controtendenza rispetto a ogni altro segnale positivo che invece avevamo osservato diciamo rispetto ai decenni precedenti. Detto ciò, io sarò brevissima, vorrei dire soltanto darvi alcune informazioni su alcune cose sulle quali l'Istat sta lavorando, proprio perché lavoriamo in termini sinergici e quindi ritengo che per voi sia interessante poterle pensare di fruire, visto che le produciamo in quest'ottica, e poi dire anche qualcosa su come vogliamo farlo. Quindi l'Istat, come abbiamo detto, è sicuramente molto utilizzato dall'ISPRA, e questo ci fa molto piacere. Ci sono tanti dati che vengono da diversi settori che sono raccolti in questo rapporto trasversalmente, è assolutamente la stessa nostra filosofia, quindi la sposiamo completamente. E noi cerchiamo di lavorare molto per rendere questo patrimonio informativo crescente costantemente, quindi in particolare per quanto riguarda le tematiche della qualità dell'ambiente urbano cerchiamo di fornire indicatori e misure il più possibile pertinenti sull'evoluzione dei fenomeni anche emergenti che vogliamo esaminare, cercando di essere, insomma, di essere non troppo distanti da quando questi fenomeni emergono e cominciano a manifestarsi. E, certamente ci sono delle indagini più sollecitate di altre, per esempio nell'immediato la disponibilità dei dati dei censimenti sicuramente è un fattore cardine, perché il censimento tipicamente consente di avere un'informazione a livello territoriale molto disaggregato, comunale o anche subcomunale, e questo è strategico per provare a definire delle misure che siano esattamente mirate su quell'idea di analisi di cui discorrevamo. E è fondamentale, li abbiamo avuti per la popolazione, per le imprese, abbiamo avuto anche il censimento sulle delle istituzioni pubbliche, e anche questo è rilevantissimo per vedere proprio il comportamento delle amministrazioni rispetto alle azioni di governance che poi si vogliono implementare. E stiamo facendo un lavoro molto molto grosso investimento sull'integrazione dei dati, quindi tutto ciò che deriva da fonte amministrativa nei vari giacimenti di fonte amministrativa di cui si dispone, e quindi ai diversi livelli territoriali di analisi, sicuramente anche a quello locale. Questo comporta, diciamo, dei problemi oggettivi, nel senso che quello che dicevamo di poter rendere confrontabile un numero, di poter disporre di un numero che sia valido per verificare sia l'evoluzione di un fenomeno per la singola unità territoriale di analisi, ma anche poi di confrontare quell'unità con altre con le quali appunto è utile rapportarsi. E quando si va sul dato che ricade in un giacimento informativo locale comporta una serie di attività onerose di standardizzazione, di omogeneizzazione e di diciamo estrazione dell'informazione dai database, che consenta poi di rendere l'informazione confrontabile e omogenea per i territori di analisi. E su questo anche stiamo lavorando. Un'indagine che cito perché certamente non mi è, diciamo così, estranea, è quella in particolare sui dati ambientali nelle città, che è una, diciamo, delle principali alimentatrici di questo processo informativo di cui anche l'ISPRA si avvale nel rapporto. Diciamo che in questo mi fa molto piacere dire che non siamo più in una relazione di produttore-utilizzatore, abbiamo già creato una rete molto intensa di relazioni che ha fatto sì che negli anni, progressivamente, negli ultimi in particolare,
Abbiamo lavorato con Ispra nell'ottica di progettare insieme cosa ci serve, quindi considerando noi e anche altri soggetti interessati alle tematiche, come i comuni in primis, ma anche il Ministero dell'Ambiente che più volte ci ha sollecitato su alcune carenze informative, oppure l'Istituto Nazionale di Urbanistica ed altri, sono tutti soggetti che partecipano con noi, l'ACI stesso che abbiamo citato oggi, in un gruppo di lavoro interistituzionale che abbiamo attivato e nell'ambito del quale direi che le attività promosse hanno avuto delle consistenti ricadute in termini di benefici. Con Ispra in particolare abbiamo lavorato moltissimo sulla riprogettazione dei nostri questionari per la componente del verde urbano, anche per matchare le nuove esigenze informative della legge 10/2013 sullo sviluppo degli spazi urbani, che è fondamentale, e tanto ancora potremo fare sul bilancio arboreo sicuramente, per esempio, per insomma, citare dei task emergenti. E abbiamo lavorato moltissimo sull'inquinamento acustico, abbiamo lavorato sull'inquinamento atmosferico. Sicuramente rendiamo disponibili dei dataset estesi sull'energia e sulla mobilità, ma su questo, insomma, ci auguriamo appunto una sempre un crescente interazione. Noi in questo momento siamo molto concentrati su, oltre le dimensioni classiche della domanda e dell'offerta del trasporto pubblico locale che abbiamo più volte sentito citate, tutte quelle componenti e quindi tutte quelle misure che ci consentono di avere un quadro più definito della mobilità sostenibile in particolare e di alcuni strumenti che i comuni scelgono di adottare per incentivare queste pratiche, quindi l'infomobility in particolare, ma anche come abbiamo detto il bike sharing, solo per darvi un numero rispetto a quello citato dal collega che ora non è più qui, in Italia sono 10.000 le biciclette disponibili per l'universo dei comuni capoluogo di provincia, quindi nel confronto con la città di Parigi, ecco, diciamo che non richiede Fa ulteriori ridere. parole. L'universo delle biciclette rese disponibili al bike sharing, che è esteso in 58 dei 116 comuni capoluogo, è di 10.000 unità, quindi veramente chiaramente insomma c'è da lavorare. Lavoriamo con Ispra anche sul consumo di suolo, come ci siamo detti, e siamo sicuramente contenti di farlo e di continuare a farlo. Quello che non possiamo permetterci, credo, è di sprecare le nostre energie e quindi quello che non possiamo permetterci è di sovrapporci. Noi dobbiamo integrarci, ma non in nessun modo fare due volte la stessa cosa. Se nell'analisi questo discorso è più sfumato, perché qualunque analisi aggiuntiva è normalmente positiva ed è auspicabile, nella produzione dobbiamo assolutamente arrivare a un discorso di razionalizzazione estrema che consenta di non sprecare nemmeno una delle pochissime risorse di quali sia noi che voi disponiamo e come sistema complessivo direi. Quindi su questo ci sono dei ancora ulteriori Molto. importanti margini di miglioramento che noi ci auguriamo assolutamente di perseguire insieme. Detto questo, vorrei dirvi qualcosa di più su qualcosa che invece è citato nel rapporto e che anche questo mi fa molto piacere che sia stato inserito, che è un qualcosa di aggiuntivo rispetto alla misura stretta della qualità dell'ambiente urbano, visto che nel rapporto sono stati inseriti più Certo. contributi riferiti alla misurazione complessiva della qualità del vivere urbano, che come dicevamo in inizio è fortemente correlata alle dimensioni tipicamente ambientali, quindi sicuramente la mobilità in quanto sistema complessivo di connessione, le utilities ambientali in quanto servizi offerti alla cittadinanza, l'ambiente, noi nel quadro concettuale che abbiamo definito nel progetto BES per il benessere eco sostenibile abbiamo inserito anche il paesaggio e il patrimonio culturale che pure sono state citate. Sicuramente sono le dimensioni più correlate, più vicine immediatamente anche nell'immaginario collettivo alla qualità dell'ambiente, però tutte le altre a vario titolo come determinanti, pressione e impatto, comunque incidono su questo. E quindi è fondamentale vedere l'ottica complessiva. Su questo sono attive alcune linee progettuali, nascono tutte da quella macro del benessere ecosostenibile, sulla quale l'Istat ha lavorato e ha prodotto già un paio di rapporti che sono, diciamo, per un livello territoriale macro rispetto a quello che noi stiamo considerando oggi. Però l'Istat ha lavorato insieme ai comuni, in primis in questo caso, su un livello più basso territoriale, quindi siamo alla stesura del secondo rapporto URBES, che declina di fatto il framework concettuale BES a livello urbano,
I comuni che hanno aderito su base volontaria a questa iniziativa sono circa una trentina e quindi diciamo questo universo di amministrazioni che si dimostrano fattivamente sensibili a questa esigenza cresce. Gli indicatori che abbiamo proposto nell'edizione che verrà presentata alla prossima conferenza nazionale di statistica a primavera sono cresciuti moltissimo, sono a 65 rispetto a una base di 15-16 che erano nella prima edizione. Molti sono misure derivate da disaggregazione territoriale a livello territoriale più fine di indicatori che abbiamo già utilizzato per i contesti regionali o nazionali e questo consentono alle città di collocarsi e di rapportarsi ai contesti di riferimento. Alcuni altri, altrettanto importanti, sono invece ovviamente misure mirate all'analisi dello specifico contesto territoriale che, come si è detto qui più interlocutori, ovviamente richiede delle lenti specifiche di analisi e di esame. Quindi sono indicatori e misure definite per il contesto. E su questo speriamo che le misure che aggiungeremo sulle pluralità di tematiche, il BES si fonda su 12 dimensioni tematiche che vanno dalla salute alla capitale umano, alla formazione quindi, alla condizione lavorativa, al benessere economico certamente e poi a queste ambientali più tipiche che abbiamo detto ed altre. Nell'insieme noi speriamo che sempre più possano essere utilizzate anche nell'ambito del rapporto dell'ISPRA sulle aree urbane perché certamente sono rilevanti a nostro giudizio. Un ulteriore filone di analisi recentissimo è quello invece che è stato pure citato nell'introduzione del Presidente sulla valutazione della cifra, diciamo smart, è una parola che forse non piace moltissimo, comunque sull'intelligenza delle comunità e delle città, chiamiamola in una maniera più italica che forse è più comprensibile e certamente come abbiamo detto non è un fattore, non è una dimensione che ci interessa, ma è l'integrazione di una serie di fattori che danno questa cifra. Su questo l'Istat si è fatta parte attiva realmente nella discussione, c'è un gruppo di lavoro che sta operando, c'è un comitato che dedicato all'analisi delle comunità e delle città intelligenti che è stato attivato con a seguito di una di queste leggi sblocca Italia, direi la 221 del 2012, comunque insomma ci sono state una serie di evoluzioni, c'è un articolo specifico che è dedicato alle smart cities, quindi è stato attivato un comitato presso l'AGID, l'Agenzia per lo Sviluppo Digitale e l'Istat in particolare, la dottoressa Sabbadini coordina questo gruppo, si occuperà del monitoraggio quindi noi lavoreremo sulle misure di analisi. Abbiamo cercato di rendere questo quadro il più possibile organico e quindi non vogliamo disperdere il patrimonio dell'analisi del benessere e anzi l'abbiamo utilizzata come direttrice di analisi e quindi le 12 dimensioni del BES, anche declinate a livello urbano come URBES, sono i nostri capisaldi tematici di analisi settoriale. Dopodiché le misure che verranno poste in essere dalle singole amministrazioni che attiveranno progetti per raggiungere degli obiettivi di incremento della smartness, è prevista la definizione di uno statuto della cittadinanza digitale che sta per essere diffuso. Le amministrazioni su base volontaria aderiranno a questo statuto e annualmente il governo approverà un piano nazionale delle comunità intelligenti con degli obiettivi. Le amministrazioni locali dovranno declinare in dei progetti specifici alcuni o tutti gli obiettivi che ritengono utili per il loro specifico contesto territoriale. Nella nostra visione di monitoraggio, nelle 12 dimensioni noi considereremo la maggiore o minore afferenza dei progetti attivati dall'amministrazione rispetto ai principi dello statuto, che non sono meramente tecnologici come uno si può immaginare pensando all'idea di smart city, ma sono anche quelli dell'inclusione sociale, della trasparenza, dell'accessibilità alle diverse fasce di utenti potenziali, pubblici, privati, cittadini differenziati come dicevamo per diverse caratteristiche e esigenze, la sostenibilità ambientale sicuramente e oltre a questo valuteremo quali sono le leve che prevalentemente le amministrazioni hanno scelto di adottare, quindi sicuramente quelle che sono diciamo leve di attivazione derivate dalla implementazione tecnologica e dallo sviluppo dell'ICT, ma anche tutte quelle che sono le iniziative di diciamo progetti di innovazione, quella che chiamiamo eco-sociale, e cioè per farvi un esempio che torna molto sul nostro tema di più facile comprensione,
Noi valuteremo sicuramente in questo settore, per esempio, un indicatore riferito nell'ambito del verde alla componente degli orti urbani. Questa è solo un'esemplificazione per farvi capire il concetto di innovazione ecosociale. È un fattore certamente da considerare nell'ambito delle caratteristiche tipiche del benessere e della qualità dell'ambiente urbano, per i mille fattori che sappiamo, per la sottrazione di queste aree residuali all'abbandono o peggio all'abusivismo, appunto a costruzioni, eccetera. Però sicuramente ha una serie di ricadute positive sul contesto sociale che si esplicano nelle forme di socializzazione, nelle forme di didattica, nella partecipazione diretta all'autoproduzione. Quindi, diciamo, questo elemento che noi tipicamente abbiamo sempre considerato in un'ottica, verrà visto in un'ottica, diciamo, più ampia di contestualizzazione nel contesto urbano, a più ampio spettro, quindi non solo ambientale stretto, ma sociale. Un'altra pratica, per esempio, sempre per esemplificare questo, è non so, nell'ambito della gestione dei rifiuti, tutto ciò che è connesso all'autocompostaggio, al compostaggio domestico. Anche questo è uno dei fattori che noi vediamo tipicamente nel ciclo di gestione dei rifiuti settorialmente, però in realtà, dalla valutazione che abbiamo fatto, è qualcosa che diciamo, considera il cittadino come primo produttore, ma anche come primo utilizzatore di, e quindi sostanzialmente nella stessa figura si esaurisce ciò che è un impatto rispetto a ciò che è un valore, è una, diciamo, un'immediata trasferimento di questo e così via. Questo vale per tutte le dimensioni, in particolare per quelle ambientali. Noi insomma, porteremo il nostro know-how su questo. E quindi questa, anche su questo spero che ci saranno possibilità di intersezione e di collaborazione. La cosa fondamentale che dicevo all'inizio è che appunto anche Linda Laura, che mi ha chiesto di sostituirla, vuole assolutamente che venga ribadita nel modo più totale, è che noi dobbiamo lavorare in totale integrazione e quindi dal nostro punto di vista c'è la massima apertura all'idea di incrementare costantemente le punti attuali esistenti e quelli potenzialmente futuri di interazione sulle cose che ci interessano. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Siamo giunti a conclusione della giornata. Io sottolineo alcuni aspetti, lo dico anche per i colleghi, alcuni aspetti. Io credo lancio un discorso molto semplice sul discorso Istat. Noi siamo due enti statali, nazionali di riferimento di reti, nel senso alcune sono endogene, altre sono come il Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente distribuite, nel senso c'è ISPRA e ci sono le agenzie regionali e provinciali. Questo sistema poi si organizza, anche in termini dei singoli soggetti, si organizza con altrettanti tavoli nazionali su cui viaggiano una serie di informazioni. Allora io credo, perché devo sottolineare, molte volte vedo dei cicli appunto di duplicazione non virtuosa, nel senso che si va dal comune, si ritorna al comune, si ritorna indietro, si ritorna all'agenzia, poi si ritorna indietro. Allora io credo che faremo il bene del paese, non soltanto del rapporto aree urbane, se in qualche modo noi promuovessimo una base di confronto complessivo. E quando si pensa ad ISPRA, certamente ISPRA, faccio un esempio, anche sul consumo del suolo, le agenzie hanno un ruolo paritario e molto presente. Ad esempio, il dato satellitare, se non c'è il sopralluogo in situ che viene fornito dalle agenzie stesse di verifica di quello che è il risultato, non ha nessun senso. Allora io credo, mi sembrerebbe una bella conclusione della giornata di oggi se noi, soggetti statali di questo processo, proponiamo una piattaforma di confronto per capire meglio ciò che possiamo dare, ciò che dobbiamo ricevere, ciò che possiamo chiedere, quali sono i compiti reciproci e cerchiamo di costruire questa rete nazionale più organizzata. E quindi evitare che ci siano il rapporto di ISPRA diretto con Istat, il rapporto dell'agenzia X che dà il dato per, non so, per l'informazione Y più questo, ma avere un sistema che risponde complessivamente. Cioè il prodotto che oggi io concluderei in questo modo la giornata, chiedendo all'Istat di stare qua, il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, abbiamo iniziato io sottolineando il fatto, e poi Sgorbati, Tibaldi e Assennato hanno sottolineato, è un prodotto di sistema. Noi lo sentiamo molto come una sfida per noi, cioè riuscire a identificarci all'interno di processi che sono anche fortemente dibattuti, come avete visto. Siamo molto trasparenti nel nostro dibattito, anche pubblicamente. Allora io credo che anche con gli altri soggetti, oggi sarò al CNR per altri motivi completamente diversi, ma questa realtà
e credo la realtà che noi due rappresentiamo come soggetti statali e nazionali tocca molto da vicino le nostre popolazioni, altrettanto come quella dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico o altri aspetti sanitari, come è stato sottolineato. Allora io credo che dobbiamo trovare un luogo, io mi farò parte dirigente col vostro presidente che conosco molto bene, per cercare proprio di trovare gli strumenti per cui non colloquiare solo con ISPRA, ma colloquiare con un sistema nazionale che ha anche delle sue strutture, dei suoi tavoli e delle sue rappresentazioni. Questo per ottimizzare il nostro processo. C'è in sala qualcuno che sa che è un mio pallino storico, questo anche prima di diventare presidente dell'ISPRA. Quindi io credo che questo, diciamo, di questa volontà comune di ritrovarci nel dare una base strumentale e di processo ulteriormente avanzata assieme ai siti web, assieme a tutto il resto, credo, ma un quadro di relazioni istituzionali che sia più forte, io credo che sia la migliore conclusione della giornata di oggi. Grazie a tutti, grazie per i contributi.